Bentornati sul canale, amici, benvenuti ad un nuovo video. Sono tornata con i Pokémon. Innanzitutto, che cosa ne dite del nuovo sfondo, della nuova TV? Ho pensato di mettere l'home page del mio canale, anzi, per la precisione, clicco sul tasto iscriviti, quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like. Sul mio canale, come ho già spiegato in altri video, mi occupo principalmente di Pokémon, ma non solo, perché prossimamente mi dedicherò anche ad altri argomenti, in particolare tecnologia, la montagna, che è una mia passione, e non solo. Per quanto riguarda la tecnologia, ho già pubblicato un paio di video sulla PlayStation 5 che è arrivata insieme al TV. A breve partirò anche con il gameplay di Uncharted. Ho iniziato col gameplay di The Last of Us e DLC Left Behind. Considerate che il mio gameplay è un gameplay, diciamo, abbastanza basico, però ci si può divertire. Oggi però parliamo di Pokémon, in particolare torniamo a parlare di offerte, perché vi volevo aggiornare sulle offerte attuali per quanto riguarda i prodotti Pokémon, in particolare gioco di carte collezionabili. Sono finite le offerte da GameStop, purtroppo fino al 30 agosto c'erano diversi prodotti in offerta, però devo dire che Amazon non delude mai e ha messo in offerta diversi prodotti, in particolare Scarlatto e Violetto e Evoluzione a Paldea. Trovate i blister pack, vi lascio il link in descrizione, a 14 euro sia di Evoluzione a Paldea che di Scarlatto e Violetto, e anche ho visto box in offerta di Scarlatto e Violetto e altri prodotti forse di Zenith Regale. Ah sì, l'ho anche messo nel carrello, il set allenatore fuori classe mi pare sui 50 euro. Devo dire che sono ottime offerte e devo anche dirvi che secondo me attualmente non conviene tanto comprare all'uscita le espansioni, al di là del pool è sempre più scadente. C'è anche da dire che spesso i prodotti vengono poi scontati dopo breve tempo, perché troviamo già in offerta prodotti che sono usciti da pochi mesi, quindi secondo me conviene avere pazienza, aprire qualcosa e poi aspettare, anche perché non c'è pace, non è ancora uscito il 751 che penso molti collezioneranno. Io stessa prenderò diversi prodotti e già è stato presentato il nuovo set Paradosso Temporale che dovrebbe uscire a ottobre. È un ciclo continuo di espansioni e di prodotti, infatti sempre su Amazon ho visto in prevendita il calendario dell'avvento a tema Pokémon quest'anno in italiano, che sarà disponibile se non sbaglio a fine settembre, perché è meglio prepararsi per tempo, non sia mai che poi arriviamo in ritardo al mese di dicembre. Altre offerte attualmente le trovate sui prodotti in prevendita del 751 utilizzando il mio codice sconto dei Uomini Nerd sul sito Card Game Club, e poi oggi e domani per chi è della zona, quindi Bolzano e dintorni, Trento e dintorni e anche il Veneto, Magazzini Regina, dovrebbe esserci il 30% di sconto su un prodotto Pokémon. In realtà io ultimamente non ho più utilizzato questi sconti, hanno anche a Regina la vetrina piena di prodotti. Devo dire che ultimamente le persone stanno comprando sempre meno, io ho deciso di non spendere più di tanto in prodotti Pokémon, preferisco dedicarmi ad altre passioni, quindi continuerò a collezionare, a sbustare, non i master set, determinate carte. Il 751 forse proverò a farlo, vediamo se c'è da sculare o da sclerare come al solito. Prima di concludere, un breve accenno ad Amazon Japan. Avevo pubblicato, mi pare l'anno scorso, un video su come acquistare su Amazon Japan. Ogni tanto qualcuno mi contatta per chiedermi sia per i prodotti Pokémon che per altri prodotti. Vi lascio qualche link in descrizione. Vi ricordo per i dettagli di guardare il video dedicato. In ogni caso, come sempre, se acquistate su Amazon Japan utilizzando la spedizione Amazon Global International Shipping, avete già tutto compreso: dazi, spese di spedizione, oneri del vettore, per cui non avete altre sorprese. Per quanto riguarda i prodotti Pokémon, devo dire che negli ultimi mesi è difficile acquistare, non si trova praticamente più nulla, è sparito tutto. Però si trovano altri prodotti, quindi altri giochi di carte collezionabili, altri gadgets, manga e altri tipi di prodotti giapponesi che spesso possono interessare. Quindi dateci un occhio e se volete qualche altra informazione contattatemi pure lasciando un commento sotto al video oppure via Instagram.
Bene, direi che per oggi è tutto. Mando a tutti un grandissimo abbraccione. Auguro a tutti una buonissima serata H24. Io mi guarderò un film in 4K e ci vediamo presto con un nuovo video.